Eccoci, ciao a tutti, benvenuti su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi qui con me, come avete visto anche dal titolo di questo video, c'è Stefano Cecchini. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao a te e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie. Allora, quello che stiamo per fare è una chiacchierata sul mondo dell'orologeria che è nata da, diciamo così, idee e comunque spunti che sono emersi dai tuoi commenti ai miei video. Ho avuto voglia e piacere di fare un video insieme a te anche per un confronto bello, spero, su quello che è questo mondo. Quindi ho un po' di domande che ho già detto a Stefano, quindi Stefano è già preparato che sono un po' scomode, non sa che domande sono, sa solo che sono scomode, quindi lo voglio ribadire perché ne abbiamo parlato e quindi vado a bomba perché sennò dicono che sono troppo lungo nelle introduzioni. Allora Stefano, io ti seguivo già quando avevi solo il canale Stefano Cecchini, che parlava sia di moto che di orologi. A un certo punto, secondo me anche giustamente, hai deciso di scindere le due cose perché comunque la specializzazione penso che aiuti soprattutto sui canali, però l'hai fatto con qualcosa che devo dirti mi ha lasciato un po' allibito, ovvero hai chiuso, diciamo così, quella parte del tuo canale relativo agli orologi per aprire un canale che si chiama L'Orologeria è finita. E quando io l'ho visto, ho visto il video in cui lo annunciavo, ho detto: caspita, però sarebbe un po' come aprire una testata giornalistica e dire la stampa è morta. È una provocazione, immagino, vorrei partire da questo punto per capire perché secondo te l'orologeria è finita. Ma sicuramente questo è un momento non felicissimo per l'orologeria e soprattutto è un momento in cui gli smartwatch la stanno facendo da padrone, tutti gli anni aumentano le vendite, è un fenomeno in costante crescita, addirittura non fanno neanche reclame perché io, cioè, non è che mi trovo su internet oppure alla televisione grosse pubblicità degli smartwatch. Sicuramente i diagrammi, insomma, quello che sono un po' gli studi, no, che vengono fatti per quanto riguarda l'orologeria, notano proprio che c'è un calo per quanto riguarda le unità vendute, per quanto riguarda soprattutto gli orologi di basso livello, cioè gli entry level, chiamiamoli così, cioè gli orologi fino ai 500 euro, che sono quelli, diciamo, sui quali sono un po' gli orologi che tratto, ecco, io sull'orologeria. Va detto che ci sono anche delle cose positive, perché per esempio tanti marchi oggi si stanno attrezzando, sono nati nuovi movimenti, comunque movimenti che fanno parte, insomma, soltanto di quelle o comunque di gruppi di aziende, insomma, che si sono messe insieme per fare dei movimenti. Va detto che l'orologeria soffre, quella di basso livello soffre tantissimo, soffre da un punto di vista proprio anche della varietà dei movimenti, e lì ci sono dei altri problemi, sono relativi anche alle autorità svizzere, insomma, perché la Svizzera si trova poi alla fine in un sistema di monopolio, dove il gruppo Swatch praticamente la fa da, insomma, ha i numeri e Certo, per cui è obbligata, diciamo così, a vendere a prezzi calmierati. E questa situazione è una situazione nella quale c'è un vantaggio. quindi secondo te diciamo che il grosso che ti ha fatto definire un po' la fine o comunque una situazione non troppo positiva per il mondo dell'orologeria è dovuto al fatto di una povertà nella fascia, diciamo così, medio-bassa di movimenti e quindi poca innovazione, e dall'altra parte il mercato che sta soffrendo tanto, sempre in quella fascia, tutto il mondo dell'avanzamento, diciamo, degli smartwatch che giustamente sta prendendo molto piede. Non so se hai avuto modo di vederlo, però io, essendo anche molto appassionato di tecnologia, ho avuto diversi smartwatch, o comunque anche nelle loro forme proprio iniziali, quindi non con gli avanzamenti che hanno adesso l'Apple Watch, eccetera, quindi anche magari zoppicanti rispetto, diciamo, a quelli che erano. E che sono oggi invece degli orologi che a tutti gli effetti sono molto belli, affascinanti, eccetera.
Però allo stesso tempo, poi a un certo punto mi stancavo di ricaricare, mi stancavo di fare un certo tipo di attenzione, motivo per cui la mia soluzione, però io sono una persona su 7-8 miliardi, quindi non sono nulla, la mia soluzione è stata avere da una parte un orologio, sempre, e dall'altra invece una smart band, in questo caso una cosa davvero da poco, una Mi Band da 30 euro, quindi avere un costo irrisorio, insomma, che mi permette di avere una parte di quelle cose che mi servivano, le notifiche, la misurazione del polso, eccetera. Tu non pensi che nel tempo potremo vedere magari se la Apple, che se vogliamo è un po' la padrona anche di quel mercato, se Apple decidesse mai di fare diciamo così, un bracciale, forse questo aiuterebbe a prendere un po' più di respiro da parte dell'orologeria medio-bassa e dei micro-brand in generale, o comunque pensi che questa continua decaduta di quella fascia procederà nel tempo e quindi questa è solo la soluzione mia e non vedrà, diciamo così, sul mercato come dire, un riflettersi. Ma allora, qualche tempo fa, circa un paio di mesi fa, ti avrei detto che il percorso era irreversibile. Cioè, ti avrei detto che comunque gli orologi di basso, della fascia bassa, sarebbero andati a scomparire. Cioè, questo era quello che credevo fermamente. Nel senso che io stesso sono certo che da qui a un anno, due, tre, oggi non utilizzo uno smartwatch, ma sono sicuro, matematico, che entro due, tre, quattro anni sicuramente indosserò uno smartwatch. Questo è indiscutibile, perché quello che riescono a fare oggi, e parlo soprattutto da un punto di vista della monitorizzazione, del monitoraggio della salute, è qualcosa di eccezionale. E pensiamo per esempio a quello che potrà fare in paesi come l'Africa, paesi dove magari quello che si accede, insomma, ecco, la possibilità di accedere a ospedali, la possibilità di accedere, insomma, a strutture che ti possono assistere in caso di problemi, magari cardiaci, è limitata. Ecco, avere la possibilità di fare un elettrocardiogramma, e è un vero e proprio elettrocardiogramma, anche se naturalmente passa attraverso i bracci, non è completo, no? Certo. E questo sicuramente è un qualcosa che è solo l'inizio di della possibilità di verificare proprio la situazione tua di salute, e quindi poter accedere e poter attivarsi prima, per cui io non so quante persone verranno salvate da questa situazione, ma credo tantissime. Per cui Certo. quando questo messaggio passerà, cioè quando passerà queste, quando queste storie passeranno, sicuramente ci sarà ancora di più una rivoluzione che andrà verso quella soluzione lì. Quindi tutti noi credo che indosseremo uno smartwatch. Poi ci sarà quello naturalmente da 400 euro, ci sarà quello da 1000 euro, ci sarà quello un platino, ci sarà insomma anche quello naturalmente di lusso, ci sarà quello più economico, ma credo che tutti avranno questa possibilità, la possibilità appunto di fare l'elettrocardiogramma, la possibilità di monitorare la propria salute. Dico che oggi ho cambiato leggermente idea, perché guardando, non so se lo segui, però io seguo molto un podcast che è, credo, uno dei podcast più famosi al mondo, di Joe Rogan, e lui è un amante dei G-Shock, quindi orologi che hanno sicuramente una loro forza anche da un punto di vista, insomma, hanno tanti appassionati che li seguono, che sicuramente un marchio della Casio molto forte, che ha tanti appassionati. Lui è uno di questi, che ha insieme a Eminem, che ama questi G-Shock, e lui stesso ho visto indossare sia lo smartwatch da una parte e un G-Shock. Questo mi ha un po' fatto cambiare idea, perché sinceramente mi sarei aspettato magari uno che metteva insieme uno smartwatch e magari un orologio di lusso, un orologio di pregio. Non mi sarei aspettato uno che utilizzasse
due orologi come quelli, cioè un G-Shock, quindi un orologio comunque sia economico, e uno smart. Certo, questa abbinazione qui non me l'aspettavo, però è avvenuta. Per cui potrebbe anche essere, però io dico questo: in Italia siamo 25.000, chiamiamoli così, appassionati. Se guardiamo un po' quello che sono le visualizzazioni che vengono fatte un po' su tutti i canali, non sul mio, ma in generale, tutte le visualizzazioni che vengono fatte in Italia sono circa dai 15.000 ai 25.000. Proprio se un video va benissimo, allora è chiaro, fa anche 300.000, ma lì secondo me è un entri forse in un giro anche più globale, nel senso che magari è un video con tante immagini e quindi viene visto anche all'estero. Ma in generale, insomma, sono 15-25 mila le persone che seguono, ecco, alla fine. Come sei arrivato più o meno a questo numero? Sono, diciamo così, i tuoi pensieri sulla community, perché anche nel video che hai fatto, in risposta, magari lo linkerò anche qui sopra, in risposta al mio sui numeri, appunto, il mio era l'orologeria non è finita, ovviamente la citazione al tuo canale era voluta, non mi nascondo assolutamente dietro un dito, però anche in quel video tu hai specificato che la community è così, tra virgolette, ridotta, comunque circoscritta. Che cosa ti fa pensare? Sai, comunque noi siamo abituati, soprattutto tu sei abituato, io lo faccio da qualche mese, quindi posso tutt'altro che dirmi esperto in materia, però i video che vengono postati, eccetera, magari non li vede perché le persone non guardano video su YouTube, ma amano gli orologi, eccetera. Quindi sono, diciamo così, numeri a cui sei arrivato tu facendo un po' diciamo, vedendo un po' la panoramica che c'è, o c'è qualche dato interessante che hai visto, ci vuoi condividere su questo? No, no, ma i dati, ecco, i dati su quali mi baso sono guardando proprio le visualizzazioni dei vari video, dei vari YouTuber, da quello che ha più visualizzazioni a quello che ce n'ha meno. Cioè io riesco a fare tranquillamente 15-25 mila visualizzazioni in certi video, ma ci sono YouTuber che magari ne fanno 15.000-25.000 sempre, ma non riescono ad andare, cioè non Ok, proprio cioè sempre. tu. No, certo, però secondo me quello è comunque un metro di giudizio, però mi immagino un ultra sessantenne che magari è ancora appassionatissimo di orologi e non sa che cosa sia YouTube. Cioè, di sicuro YouTube è un canale, è il secondo motore di ricerca dopo Google, quindi parliamo di un canale che è diffusissimo, soprattutto nei paesi occidentali, quindi di sicuro lo conosco tutti, però magari tanti che hanno questa passione allo stesso tempo non lo utilizzano come mezzo. Io mi auguro che la community sia più ampia, detto che comunque vedendo un po' i vari gruppi Telegram, i gruppi anche su Facebook, quindi cercando di vivere questa passione un po' a 360 gradi, non ho mai visto dei numeri così importanti, quindi posso capire. Quello che mi auguro io è che quelli che non appaiono siano semplicemente non digitalizzati, che quindi magari la community sia più ampia. Quindi questo è un augurio che faccio, perché penso che anche tu ami questo mondo. Uno dei motivi per cui anche io ho iniziato ad avere un canale, e come credo abbia fatto anche tu, è un po' anche la speranza che questo piccolo modo di fare. Io ho visto alcune persone che hanno iniziato a seguirmi, io ho un seguito microscopico, però mi hanno detto: guarda, ho iniziato a vedere i tuoi video e da lì ho iniziato. E io ho detto: ma caspita, c'è già il mondo, no, di video. Ci sei tu, ci sono tanti, c'è Marco Bracca, c'è l'altro Cecchini, insomma, ci sono tante persone che fanno video, come hai fatto a scoprire YouTube, su YouTube degli orologi con me, però c'è qualcuno che l'ha fatto, no? Quindi quello mi ha fatto capire, come dicevi tu, che magari c'è qualcuno che si avvicina poi più tardi a questo mondo. E visto che l'ho nominato così, anzi li ho nominati un po' così, quando ci siamo sentiti la prima volta, mi hai detto: guarda, io non ti conosco, è vero, ci stiamo conoscendo adesso live, però non lo so, ho visto questo tuo video sui crono svizzeri che costano meno di 1.000 euro, dove tra l'altro ho detto due castronerie, tutti si sono soffermati sul silicio, tu sei uno dei pochi che è andato invece sul movimento, che secondo me era l'errore forse più grave, ne chiedo scusa se sbaglia, solo chi ci mette la faccia come facciamo noi può sbagliare, io ho sbagliato, quello era un errore, tra l'altro errore, ci tengo a dirlo pubblicamente in questo contesto, perché
che io ho malauguratamente preso direttamente dal sito dell'azienda di orologi. Quindi una cosa che ho capito è mai fidarsi di quello che un brand di orologi dice, perché quella frase lì lo posso anche mettere, magari lo aggiungo qua sul video perché non dico castronerie, era detta lì, mi sono fidato di loro, ho sbagliato, vabbè, ho peccato di, come Ma dire, di inesperienza. sì, ma nel senso te hai sbagliato, però purtroppo Pietro non è che sei l'unico, nel senso che ci sono tantissimi YouTuber che si basano su quello che dicono i siti e per cui proprio perché c'è una mancanza di studio, nel senso che si fa prima a vedere, andare sul sito e Certo, copiare, fare copia e incolla. è vero. Ora naturalmente non c'è, anch'io ho sbagliato nel senso che ho detto cose. YouTube alla fine è cioè giorno per giorno, no? Facciamo video, per cui è un accrescimento che ci abbiamo tutti e per cui si cerca insomma di andare sempre avanti, si cerca sempre di migliorarci, per cui naturalmente l'errore che hai fatto ieri non è l'errore che faresti oggi e Esatto, per no, ma cui infatti io devo vai dirti la avanti. verità che quello è uno dei motivi per cui ho iniziato, perché comunque uno dice, vabbè, nel momento in cui apri un canale già le persone si aspettano che tu debba, tra virgolette, insegnare. In realtà io sto affrontando questo mondo che per me è un'ossessione, ma quello è il mio problema. Però per quanto sia ossessione, è talmente grosso, talmente vasto e anche complicato in certi aspetti che appunto non credo io personalmente di riuscire mai a fine di imparare. Però appassionandomi poi a quelli che sono stati anche i video che ho visto di alcuni YouTuber, ti dicevo questa chiacchierata, tu in quel contesto mi hai detto, io ho visto quel video, non ho capito ma che cos'era, ti è stato regalato l'orologio, tra l'altro una persona ha commentato e dice, ma hai fatto una marchetta, tra l'altro io non rimuovo mai i commenti, in quel caso l'ho rimosso perché io, nel senso, l'orologio da loro non l'ho ricevuto. Ho contattato, in quel caso parlo di Econeutra, li ho contattati io più volte per fare un'intervista, una chiacchierata come sto facendo con te, anche se poi non è stata video e quindi l'ho dovuta trasformare in un video un po' diverso. Però c'è questa tendenza, no? Soprattutto su YouTube, nel momento in cui magari un orologio viene prestato o addirittura regalato da un brand, tendenzialmente microbrand, perché le grandi maison non ho ancora visto che si affacciano molto a questo mondo. Si viene soprattutto dalla community cacciati un po' di marchettari, eccetera. Tu, da questo punto di vista, come pensi che un canale YouTube possa, diciamo così, realizzare? Perché io, ad esempio, parlo anche di contenuti diversi. Ogni volta che dico che contenuti vorreste vedere sul mio canale, in massa mi rispondono più recensioni, no? Come se la recensione sia uno dei pochi contenuti che le persone sono interessate a vedere. Io non la penso così, ti dico già la mia risposta. Io penso che sia bello parlare di tante cose, quindi ad oggi parlo degli orologi che ho in casa e che quindi prima o poi si esauriranno e inizierò a farmeli prestare da qualche amico. Questa è un po' la mia idea. Però se un domani un brand mi contattasse, devo dirti la verità, se soprattutto reputo che quel brand o comunque quel loro progetto interessante, dico perché no, parliamone. Però quella è la condizione mia, perché altrimenti sarei scorretto nei confronti di chi guarda il canale. Così faccio una domanda più completa, Stefano, perdonami se prendo un po' di No, tempo, no. così come non disdegno, comunque non credo che sia sbagliato fare affiliazione, ovvero per chi non conosce questo termine, affiliazione vuol dire che io, così come penso la maggior parte, o quasi la totalità di chi ha un canale YouTube soprattutto di orologi, ma anche di tecnologia qui sul tubo, sostanzialmente nel momento in cui fa una recensione di un prodotto, se quel prodotto è acquistabile anche su un canale come Amazon, eBay, AliExpress, eccetera, nell'inserire il link, se ha accettato un programma di affiliazione, guadagna una percentuale variabile, sembra 5-8%, sull'acquisto di quel prodotto se voi passate da quel link. Io sono una frana, ho sbagliato in tanti link. Tanti dei video che ho fatto oggi e che continuerò a fare non hanno dei link. Io sto parlando, ho parlato di un Vostok che è introvabile, ho parlato di un Seiko 5 che non si trova da 10 anni. Quindi per me quello non è un moto, diciamo così, che mi spinge a fare una recensione. Però laddove io stesso magari l'ho comprato, come ho comprato un Mako su Amazon, metterò link di affiliazione. Non mi sento di sbagliare, però su questo so che su questo argomento, diciamo un po' in generale, affiliazione, orologi regali, eccetera, eccetera, volevo un po' il tuo parere e la tua posizione al riguardo, come si può avere un po' di equilibrio per evitare, diciamo così, di essere cacciati dalla community anche come marchettari, eccetera. Ma guarda, la risposta è molto semplice. In questo caso qui la vita non è
in bianco e nero, cioè nella vita ci sono tante sfumature in generale. In questo caso non ce ne sono. In generale, io ti posso dire che nel momento in cui te accetti una collaborazione, e non c'è nulla di male, nel senso che uno lo dice e dice: io, per esempio, in passato ho lavorato con Aviotto, per cui quello che o Spinnaker, no? Che poi è il solito gruppo, per cui quello che ti dico naturalmente l'ho vissuto sulla mia pelle. Allora, loro sono persone squisite, molto gentili, ti mandano l'orologio, se te reputi che l'orologio sia valido, insomma, fai la recensione. Però io fui attratto sicuramente da un modello per cui decisi appunto di, anche come esperienza personale, no? Di accettare questa collaborazione, accettare anche questi orologi. Naturalmente mi sono accorto, no, questo è un passaggio fondamentale, che nel momento in cui accetti una collaborazione con un'azienda, per cui in qualche maniera ne sei partner, perché comunque ricevi un orologio, anche se lo regali a tuo fratello, lo regali al cugino, cioè lo regali alla ragazza, qualsiasi cosa, e a un certo punto hai perso non la credibilità, te hai perso il diritto di critica di qualsiasi altro orologio. Io non posso, anche se Amazon c'ha tanti articoli, non li ha tutti. Io a quel punto lì ho perso il diritto di criticare il resto, cioè di criticare, perché quell'azienda potrebbe dirmi: te mi hai criticato perché comunque hai collaborazioni con un altro. Cioè, te sei nelle vendite, no? Anch'io mi occupo di vendite, io parlo del mio prodotto, ma non posso andare dal cliente a parlare, o quantomeno non è professionale andare a parlare delle problematiche degli altri prodotti. Immaginati che cosa voglia dire farlo davanti, insomma, a un pubblico che comunque è un pubblico basso. Per cui è un limite, ti limiti. Se accetti il limite, per cui sei una persona che fondamentalmente parla bene di tutto e, per esempio, fa amico con il canale Consigli per gli Acquisti, lui si occupa anche proprio di scoprire nuovi marchi. Fondamentalmente parla un po' bene di tutti, poi magari ravvisa magari quelle piccole cose, no, che si possono magari aggiustare, ma fondamentalmente parla bene di tutti, anche perché fa una scrematura, no, prima. Allora io credo che non ci siano, non c'è nessun tipo di problema, però devi accettare. Infatti Paul del canale Consigli per gli Acquisti è una persona che viene spesso, no, sul mio canale, per cui ha preso una via. Guarda, io devo dirti che a livello caratteriale, questa è una cosa proprio personale, però vabbè, colgo l'occasione magari per dirla, faccio fatica a criticare, nel senso che uno dice hai aperto un canale e poi fai fatica a criticare. Tendenzialmente sì, cioè se al momento io parlo di orologico in collezione posso evidenziare delle critiche, ma se sono in collezione e non li ho ancora rivenduti, perché tendenzialmente trovando anche i difetti, problematiche, poi fai la somma di tutto, ma magari ti piace, al posto che ho fatto una recensione, sostanzialmente a livello qualitativo ci sono mille difetti, ma seriamente mille difetti, però un orologio in collezione, devo dire che quando lo metto al polso sono felice, e quindi è anche della vita, se io incontro una persona e ho degli amici, guardo più gli aspetti positivi che negativi, quindi secondo me è anche un atteggiamento che conosco anch'io i video che realizza Paul, e secondo me quello spirito forse può essere un po' anche assimilato a quello che io non credo, poi magari cambierò idea, non lo so, nella vita sì, c'ho tanti anni davanti, mi auguro, quindi magari cambio anche io idea, però non mi verrebbe da fare un canale, scusami, fare un video in cui dico che schifo Omega Speed Master, ma perché non ne parlerei? Cioè non mi verrebbe da parlare male di un brand a prescindere, se non ne parlo. E qualcuno poi me lo chiede in privato, glielo posso dire che cosa ne penso, però se non ne parlo, per me è già
un segnale o comunque il fatto che magari non ci sono tanti aspetti che me lo fanno considerare in modo positivo. Questo è il mio personale parere sulla cosa. E sul team invece affiliazioni, abbiamo già fatto una chiacchierata, ci siamo whatsappati prima di questa chiacchierata, io te lo dicevo, l'ho detto anche prima, non lo nascondo, ho un parere, ad oggi magari mi metto la scriscia a far ridere, ho guadagnato 30 euro da quando ho iniziato a fare questa cosa, quindi ho ancora il sogno della Lamborghini nel cassetto, non posso permettermela, però... come dire, qualora il canale crescesse e i video e magari le cose che vado a scoprire diventano interessanti, potrebbe diventare davvero un qualcosa che va a sostenere, come ti dicevo, secondo me, parte del canale, ovvero arrivano soldi da Amazon, compro qualche orologio su Amazon. Quello che secondo me non deve diventare un circolo obbligatorio da fare, un canale che si morde la coda, è compro solo orologi da Amazon, perché quello che dici tu lo capisco in parte, però laddove io posso permettermi solo orologi da Amazon potrebbe diventare un problema. Se però Amazon diventa uno dei canali, soprattutto per la fascia medio-bassa, che posso utilizzare per comprare degli orologi senza, diciamo così, dover richiedere ad un esborso economico solo personale, non lo vedo come un problema. Laddove facessi solo recensioni di orologi su Amazon posso capire quello che dici tu. Ad esempio, io ho fatto un video in cui parlo di, non voglio essere autoreferenziale, ma è giusto per raccontarti un po' il mio Sì. pensiero, in cui parlo di tutti i canali dove secondo me si possono comprare orologi e i canali dove poi nel caso avrei potuto guadagnarci qualcosa, ma nei link non c'erano, erano Amazon e eBay, che erano due di, credo, 12 canali di cui parlavo, tra cui c'è l'America, tra cui c'è gioiellerie che offrono di solito buone scontistiche, insomma. Per me quello è la cosa positiva. Se oggi una persona mi chiede che orologio mi aiuteresti a scegliere un orologio, cosa che le persone fanno, quindi tra l'altro è una cosa strana, non me l'aspettavo. Persone mi scrivono magari su Instagram, vorrei comprare un orologio, cosa mi consigli? Se io iniziassi a linkare solo Amazon, allora farei probabilmente un torto alla community che ha iniziato a seguirmi. Se io in maniera molto trasparente e lì sta un po', secondo me, il nocciolo un po' della questione. Se io tengo la barra dritta e al di là del fatto che se tu te lo compri da Amazon e quindi io ci guadagno 5 euro, e capirai, o se tu lo compri su Ashford e io non ci guadagno nulla, allora se io ti do il mio giudizio scevro da questo tema, secondo me, posso continuare ad avere più canali anche che mi aiutano a finanziare il canale, inteso come poi un domani acquistare degli orologi. Ad oggi li ho solo acquistati con saccoccia mia o con regali, eccetera. Quindi quella è una cosa che può, diciamo così, limitare a un certo punto perché le persone continuano a chiedere. E dall'altra parte, questo è il mio parere, tu hai detto il tuo, una cosa che volevo chiederti è, da questo punto di vista, tutto il tema appunto affiliazione eccetera eccetera un po' si avvicina anche al mondo micro brand e micro brand che sono forse gli unici che ad oggi omaggiano o comunque danno la possibilità di toccare con mano gli orologi. Quindi su YouTube Italia vediamo spesso solo questi orologi. Se guardiamo invece su canali internazionali che parlano ovviamente in altre lingue, allora lì si apre un mondo. Tu sei anche amico di hai sentito spesso TGV eccetera, quindi lì si vedono tutt'altro tipo di orologi, si vede Patek Philippe, si vede Vacheron Constantin, cioè si vedono cose decisamente più importanti, però a livello economico in Italia questa cosa purtroppo non sarebbe sostenibile, perché se io scrivessi a Rolex dicendomi lei è un Daytona, probabilmente mi risponderebbero con una pernacchia. Come lo vedi questo tema quindi? Cioè anche per la qualità poi dei contenuti che si vedono su YouTube Italia, quanto questa cosa inficia e quanto è per te è possibile un domani vedere un canale che abbia anche, diciamo così, questi segnatempo che purtroppo penso vengano dati neanche in omaggio, credo davvero prestati dalle Maison solo a quei canali internazionali che possono godere di milioni di visualizzazioni, a differenza di quelli italiani un po' più ridotti. Cosa ne pensi? Allora, guarda, ti do innanzitutto ti voglio dare direttamente proprio da Tristano del canale TGV, ed è una cosa di cui parla lui anche spesso, no? Allora, TGV credo che abbia circa 500.000 iscritti, e credo che faccia, insomma, delle visualizzazioni non solo più ampie come numero, più consistenti, no? Rispetto a quello a chiunque, insomma, in Italia. Ma non bisogna dimenticare che conta molto su YouTube anche per la remune, la, insomma, quanto danno di soldi,
la remunerazione, insomma, delle visualizzazioni negli Stati Uniti è molto più alta, perché le aziende investono molto di più in YouTube, le aziende americane, per cui chi vede il video ed è un americano è un pubblico più ricco, per cui lui guadagna comunque di più rispetto a noi, che abbiamo un mercato, diciamo, italiano. Allora, lui non ce la fa andare avanti. Ho visto. Ok, cioè lui è quello che lui ha detto davanti a tutti, è la verità, perché me l'ha scritto più di una volta, e nel momento in cui, insomma, queste, diciamo così, queste crisi, questo è un ragazzo che veramente ha investito tantissimo in termini anche economici, in termini di tempo, in termini di anche di familiari, perché comunque si è spostato anche, cioè lui viveva a New York e oggi si è spostato, ora non mi ricordo la città, quella dove anche Stallone viene da lì, insomma, vabbè, ora non mi viene in mente, comunque si è spostato, quindi ha cambiato casa proprio per avvicinarsi anche a Watchbox. Nonostante questo è solo per dirvi, perché naturalmente ora questo video qui te dici, ma io sono piccolino, ma in realtà non è così, perché se parliamo appunto dei 15.000-25.000 persone che seguono YouTube Italia e che sono principalmente nel mercato più di livello più basso, ma sono pochi quelli che si occupano proprio, o che sono compratori, che sono dentro l'alta orologeria, che seguono YouTube, semplicemente perché YouTube non offre contenuti di spessore per queste persone qui. Queste sono persone che solitamente frequentano di più forum. Oggi abbiamo un forum come Orologi e Passioni che, sebbene abbia perso, perché purtroppo poi forse diciamo così, non c'è stato un ricambio, insomma, mi dicono di quelle che sono, diciamo, persone storiche che seguivano Orologi e Passioni, che nel passato era ancora più alto il livello. Probabilmente, comunque, anzi sicuramente, il livello di Orologi e Passioni è un livello più superiore a quello che offre sicuramente YouTube. Quindi quello che ti voglio dire, che è tutto collegato, è che oggi siamo in un mondo sicuramente povero, cioè noi viviamo in Italia e viviamo in un mondo dove non c'è la possibilità di vivere con gli orologi. Per esempio, sappiamo che Federico Tox Watches ora vive a Miami, anche lui si è spostato proprio per lo stesso motivo, insomma, per via degli orologi, viene dal mondo del retail. Chiaro che sono, diciamo, che hanno una hanno la possono documentare sicuramente possono entrare come dipendenti in quel mondo lì, quindi apre Per me determinate sarebbe già un sogno, se qualcuno lo sta vedendo e mi vuole contattare, per me sarebbe un sogno che diventa realtà, perché insomma, esatto, ma questo. questa è una possibilità che soprattutto persone come te che vivono a Milano, persone che vivono comunque in città importanti, penso per esempio a Firenze o penso a Bologna, credo che siano porte che possono essere aperte. Però bisogna crescere di livello. E qui si arriva al punto, alla domanda tua, alla risposta. Il problema è che, e poi vorrei dire anche che non sono solo microbrand, perché per esempio io oggi ho ricevuto un messaggio dove mi si offrivano degli Orient, un'azienda, non so da dove viene, comunque europea, che mi offriva Orient per recensirli. Per cui non è soltanto, cioè non è che ci sono soltanto i microbrand, ci sono tutti orologi, diciamo, di fascia bassa, ecco, chiamiamoli così, medio-bassa, che si offrono proprio per una sponsorizzazione, per offrire questi. Il problema che evidenzio io, che naturalmente però una risposta non è che la posso dare io, io naturalmente è una cosa che devi decidere te e voi, insomma, gli altri YouTuber che ci stanno guardando, perché sicuramente ci stanno guardando anche gli altri, è decidere. Cioè, uno vuol vendere questi orologetti, chiamiamoli così, che hanno tutti lo stesso movimento,
che bellissimo quanto vuoi, affidabile quanto vuoi, l'NH35, ETA2824 nelle sue varie gradazioni. Oppure, cioè, ci sono Sigrid queste, 200, no, no, oppure certo. queste persone vogliono crescere da un punto di vista dell'orologeria, perché questo è il punto, perché quello quando oggi io ti faccio notare, per esempio, che questa cosa è sbagliata, e te mi dici: sì, mi rendo conto che questa cosa qui è sbagliata, e è stato il sito di quell'azienda che mi ha messo in, diciamo, mi ha fatto in inganno. Ma altri youtuber invece hanno detto: a me me l'ha detto, io l'ho letto scritto lì, quindi è finita lì. Cioè, non vogliono crescere, capisci qual è il problema? Non vogliono migliorare. Ma Perché quando... su questo, secondo te, allora, dal punto di vista del tema dei movimenti, no? Tu, essendo io, guarda, di macchine, motori, non ci capisco nulla, tu sì. Da questo punto di vista, però, mi ha fatto sorridere quando ho visto che questo tema, seppur su numeriche molto diverse, è stato anche, diciamo così, ha colpito anche il mondo dei motori, non due ma quattro ruote. Lo stesso motore di una Dacia del 2015, non ricordo nella motorizzazione né altro, però su quella Dacia da 10.000 euro era montato lo stesso motore che è montato sul Mercedes, che invece ne costava tre volte tanto, no? E questo mi ha fatto, non mi ricordo il motore, quindi magari mi viene in mente lo porto sotto, però su questo non lo dico Ma tanto non è bene, è vero. importante, capito? E il tema che mi ha fatto sorridere è 30.000 euro, 10.000 euro di macchina. Se fosse nel mondo degli orologi, paragonato potrebbe essere ETA2824, e ti faccio un esempio, su Ashford c'è un Calvin Klein Infinite che costa 130 dollari e ha ETA2824, perché era ancora all'interno del gruppo Swatch. Dall'altra parte un ETA2824 lo puoi trovare su un orologio, ce l'ho al polso, quindi questa qui non è una domanda preparata, estemporanea, sul mio Ball Fairman Glory, che ha lo stesso movimento, ETA2824, non costa neanche a paragonare 130 dollari, però c'è, come dire, dei costi diversi, c'è l'heritage del brand, eccetera, eccetera. Quindi io quella cosa, sempre sulla fascia medio-bassa, la giustifico, e capisco anche che purtroppo quello che occorrerebbe fare, e lo dice Mattia di Watchmaniac in un suo video recentissimo proprio su questo tema, bisognerebbe far sì che tutte le maison più piccole, che già dire maison forse esagerato, però i brand più piccoli, si mettessero insieme, perché lo sai anche tu che costruire un movimento ex novo, che non sia l'NH35, che sia un'altra cosa, che non sia neanche STP, perché adesso secondo me sentiremo sempre di più parlare anche di STP, che non sia nulla di questo, occorre un investimento economico importante, e aziende che tendenzialmente producono in Cina per poi rivendere in Europa a dei prezzi, diciamo così, che permettono di sostenere il marketing, la logistica e così via, capisci che non sarebbe sostenibile la produzione ex novo di un movimento. Tu cosa ne pensi di questo? Ma io penso, ascolta, io ho visto il video di Watchmaniac e sinceramente è un video che non sta né in cielo né in terra. Cioè è un video che vuole giustificare il fatto che siamo limitati, noi youtuber, anzi Watchmaniac, che tra l'altro vorrei dire che Watchmaniac è probabilmente il canale YouTube che è riuscito a presentare più varietà di calibri. Per cui io gli do anche merito di aver, anzi, invito anche ad andare a vedere i video che ha fatto, che sono sicuramente pregevoli, per quanto riguarda, per esempio, lo Spring Driver di Seiko. Io credo che al momento sia tra gli youtuber, insomma, che fanno vlog continuativi, l'unico canale che ha mostrato non uno, ma sarà vero due movimenti Spring Driver. Non solo, ha fatto vedere, cioè ha fatto la recensione anche di uno Zenith Primero, se non vado errato, mi sembra anche degli Speedmaster. Per cui, tanto, ecco, vorrei dire che Watchmaniac sicuramente è stato fra i pochi, e gliene do merito, il fatto di aver portato sul video su YouTube dei calibri un po' più esotici, ok? Detto questo, quel video lì in particolare a me sinceramente mi ha lasciato un po' di rabbia, ecco, perché secondo me
ha voluto delineare il fatto di non crederci, il fatto di non credere di riuscire ad arrivare a un livello più alto. Non è vero che l'orologeria tradizionale non ha calibri, non ha varietà. Questa è una cosa che non sta cielo né terra. Oggi abbiamo dei calibri nuovi di Breitling e Tudor che hanno fatto insieme, abbiamo degli Heuer. Il calibro 02 che è stato presentato oggi, IWC non utilizza di più il 77-50, ma un calibro suo, per cui stanno nascendo dei calibri assolutamente nuovi. Problema. Giustissimo, però il problema è anche la questione dei costi, no? Ho Cioè, nel senso che capito. sotto i 1000 euro, cioè, nel senso che quello che abbiamo anche detto prima, purtroppo, diciamo così, dal mio punto di vista, la necessità di produrre contenuti, intendo video, con una certa frequenza, obbliga ad avere, diciamo così, contatti con chi poi ti permetta di vederli e di provarli. E come ti dicevo prima, se io scrivessi una mail a IWC, a parte che davvero sarebbe ridicolo, però se lo facessi non me lo darebbero mai in prova. Quindi quello che dicevo io è assolutissimamente sono d'accordo con te che sui calibri c'è innovazione e anche Piaget ha fatto delle cose splendide, eccetera. Però quello che dico io è laddove ci sono innovazioni importanti e interessanti, purtroppo si sale di prezzo e quindi ad oggi se non arrivasse uno youtuber milionario su YouTube Italia, che quindi può permettersi davvero tutto questo, acquistandolo con nonchalance, non vedremo quasi mai le recensioni continuative di questi pezzi così pregevoli. Motivo per cui quello che noi vediamo è spesso recensioni di questi modelli, poi ognuno cerca di avere la sua strada, però laddove uno volesse fare un salto di livello, cosa che ad esempio io ho pensato nei vari pensieri che sto facendo per il canale, l'unica cosa che mi è venuta in mente è contattare una gioielleria, chiedere loro di mandarmi in prestito a livello mensile dei segnatempo, che possa recensire e poi rimandar loro per non dover mettere per forza mano alla mia tasca e per avere anche dei pezzi un po' più pregevoli che io non posso permettermi davvero ogni mese di spendere malamente anche 1.500-2.000 euro. Come l'hai detto te, mi unisco, sono povero, non posso davvero avere la possibilità di acquistare orologi così importanti con così tanta frequenza, così come penso sia per il 99,9% degli italiani. Quindi quello è una strada che io ho pensato, però allo stesso tempo non è facile perché poi ci sono le gioiellerie che più salgono poi di livello e più non vedono in YouTube diciamo così, quella vetrina che può essere loro utile per il motivo che dicevamo prima, ovvero che ad oggi è popolato nella quasi totalità da contenuti diversi. Quindi, secondo me, ci può stare questo cambiamento, me lo auguro davvero a tutti, però questo cambiamento ci può stare laddove ci sarà qualcuno che inizialmente inizia a dar fiducia a questo mondo. Marco Bracca ha appena ricevuto, mi sembra un Longines, adesso, no, un Hamilton, adesso non mi ricordo, però dal gruppo Swatch un prodotto ed è stata la prima volta, da che io vedo, poi magari mi sbaglio, tu mi puoi correggere, ho visto che il gruppo Swatch è la prima volta che ha dato in omaggio o comunque ha prestato un orologio a uno youtuber italiano. Quindi mi auguro che davvero sia un primo passo per far girare un po' di più anche orologi diversi, anche qui non parliamo di fasce altissime, però iniziamo a parlare di orologini con diciamo così, un livello sicuramente maggiore. Tu cosa ne pensi di questo? Io penso che assolutamente è una debolezza, cioè credere che avere delle recensioni da fare di tutti questi orologetti, insomma, che poi alla fine si somigliano un po' tutti, no? Cioè sono un po' copie delle copie, per cui io credo che alla fine non sia producente, ecco. Io credo che per conoscere l'orologeria non serva avere. Si può tranquillamente parlare di orologeria senza avere, ma ce lo ha dimostrato, anche se naturalmente non è che io faccio questo esempio, però tanto legato al mondo delle auto, non per il resto, assolutamente, voglio interessare del resto del canale che c'ha, ma per quanto riguarda le auto, diciamo c'è un canale che si chiama Greg Garage che sicuramente ha stigmatizzato, ha criticato molto questo sistema di
avere il solito motore, avere che alla fine sono delle macchine che sono tutte uguali e ha avuto un certo seguito legato agli amanti veri delle auto. Cioè l'amante vero delle auto non è quello che compra l'Audi perché come l'esempio di Watch Maniac che ha portato oppure la Skoda. È quello, cioè, quello è uno che gli serve la macchina perché poi magari c'ha i soldi e invece della Skoda decide di comprare l'Audi, ma non è un appassionato quello, cioè quello è uno che gli serve la macchina. Quindi lavorando su e parlando di macchine di pregio, e lui sinceramente ne ha fatte vedere pochissime di auto, sì, qualcosa, qualche auto sta ogni tanto. Ma delle prove vere e proprie sono pochissime, ha fatto più di 1000 video, ha dimostrato che si può avere un certo seguito. Si può fare anche senza orologi, cioè l'importante Però da quel punto di vista non immagini che se io facessi un video domani parlando del Royal Oak o dei Marpiché, no? Per citare un orologio che hanno in bocca tanti, senza averne mai avuto uno tra le mani, e quindi parlando di quanto io possa studiare, delle linee di Genta, di quello che è diciamo così, forse uno dei modelli più copiati, no? Forse Rolex, forse Submariner lo supera, però davvero parliamo di un modello iconico, eccetera, eccetera. Se ne parlassi senza averne mai uno, avuto mai uno tra le mani, secondo te non sarebbe un po' manchevole, nel senso che non potrei esprimere quella che è un giudizio o un parere, dovrei diventare molto didascalico, dovrei parlare più a livello concettuale, posso parlarne della storia, posso parlare di tutto ciò che ha portato a quel modello, però non potrei mai dire che emozione si ha nell'averne uno sul polso. Non credi che quello farebbe diventare, diciamo così, quel video potenziale un po' più debole rispetto a parlare di qualcosa che realmente posseggo o comunque ho avuto la possibilità, il modo di toccare con mano? Allora, sì e no, però io per esempio un Royal Oak ho avuto la possibilità di indossarlo e l'ho indossato a Dubai, quando mi trovavo lì durante un viaggio in una mall e lì non è come qua che per entrare in una gioielleria oppure in un negozio insomma, è tutto molto più complicato, poi vogliono vendere, cioè lì non me ne frega nulla se compri, se non compri. Puoi dirglielo anche subito, guardi, non sono intenzionato a comprarlo, però mi farebbe piacere provarlo e te lo fanno provare tranquillamente. Io ho provato i vari Royal Oak, per cui ho diciamo, una testimonianza diretta di come sta e di come si indossa. È normale che la mia esperienza non può essere equiparata a quello che quel Royal Oak l'ha portato per 10 anni. È normale. Io quello che dico è che su YouTube non è detto che dobbiamo arrivare ad una profondità. Manuel Baggioli fa spesso, e non sono d'accordo questa critica, ma Manuel Baggioli è apparso spesso ma sul mio canale, è un esperto di seguito. La sua critica è quella di dire se state così larghi, se vi occupate di così tanti marchi, non riuscirete mai ad arrivare in profondità a conoscere veramente un marchio oppure determinati modelli. Io gli dico sì, è vero questo, ma non è detto che noi dobbiamo arrivare ad una profondità tale, cioè noi possiamo anche rimanere a un livello molto più alto, cioè un livello più superficiale, ma basta che quello che diciamo non siano castronerie. Certo. Ma purtroppo vengono dette delle castronerie, cioè io apro un video a caso e vengono dette delle sciocchezze inenarrabili. Ora, il problema non sono io, il problema non è che se io lo spengo e chiuso il libro, cioè faccio il mio e va bene così, il mio video, cioè i miei video al momento, insomma, rappresentino veramente un po', ma non perché lo dico io, ma insomma, quei pochi esperti. Io ho avuto anche elogi e questo mi fa piacere, insomma, anche dalla famiglia Corpo, che so che queste persone qui sicuramente non seguono altri YouTuber. E questo mi dispiace, lo dico perché sono contento, ma mi dispiace perché non c'è, cioè, siamo un po' da questi due mondi e
questi due mondi non si incontreranno mai, non ci sarà mai un'evoluzione, non ci sarà mai un miglioramento perché rimangono così staccati. Sono dei divulgatori perché farebbe piacere che ci fosse a un certo punto un legame, un anello, insomma, ecco, che congiungesse questi due mondi, cosa che per un momento a livello internazionale Tristano è riuscito a fare, cioè è riuscito in qualche modo a fare un accordo con un'azienda che Watchbox, che vende orologi usati di un certo pregio, per cui ha avuto la disponibilità di un bel numero di orologi che è riuscito a recensire. Sinceramente oggi, se dovessi guardare, se guardo i video oggi, non è che io li seguo tutti molto, ma nel momento in cui magari mi dicono guarda segui quel video, poi mi chiamano, è stato detto quello e quell'altro, cioè, ti accorgi che il livello è basso, e i motivi sono questi. Perché? Perché la gente è talmente preoccupata di mettere qualcosa in video, di far vedere qualcosa, poi tendenzialmente, siccome ha bisogno di altri orologi, tendenzia anche proprio da far vedere. Io non sto parlando da un punto di vista veniale, questa è una critica che spesso mi viene fatta, cioè mi viene detto io non ho mai parlato di prezzolati. Per esempio, questa è una critica che viene dal mondo di YouTube, ma io non l'ho mai fatto. Io non credo, sinceramente, che ci sia una, cioè che ci sia che ci siano youtuber così attaccati ai soldi. Ecco, io questo non lo credo. Credo che sia più la paura di rimanere senza orologi da poter far vedere, da poter, sia la preoccupazione di avere qualcosa da poter recensire, e quando si va a parlare di orologi più tecnici, dove ci vorrebbe una preparazione un po' più ampia, si dicono degli sfondoni, ecco. Tipo per esempio quella del silicio, ecco. Considerare la plastica come il silicio, cioè quella è un classico, no? Chiaro. No, cioè, questo sì, è... Sì, sì, beh, da quel punto di vista devo dirti che a me non spaventa sbagliare, nel senso che se non avessi sbagliato e non avessi avuto quei tanti commenti su quello, non mi sarei informato meglio su qual era il silicio. Dal mio punto di vista poi, diciamo che quello che mi ha permesso di capire aprire un canale è anche quello che, appunto, ti dicevo anche prima, purtroppo non ci si può far affidamento su delle fonti, su poche fonti, bisogna cercarne tante di fonti, e non è facile perché, come dire, anche i libri che parlano di orologeria ce ne sono, ma tendono ormai a essere vecchie stampe di davvero quasi, non dico decenni, ma poco ci manca. Quello è un peccato, magari se qualcuno che lavora nell'editoria vuole prendere questo come uno spunto, non sarebbe male rivedere qualcosa al riguardo. Però appunto, altrimenti bisogna affidarsi a quelle fonti che possono essere siti, eccetera, eccetera, dove io posso aprire un sito, chiamarlo eta2824.it e dire una maniera di fregnarci sull'eta2824, qualcuno lo guarda, pensa che quello sia un sito ufficiale di ETA e prende le mie cose dette per buone. Quello è un problema un po' più ampio, non solo degli orologi, ma in generale fake news, eccetera, però molto più serio e molto più ampio di quello che può essere parlare di silicio in un video, perché ci può essere davvero anche un qualcosa che non riguarda questo mondo, quindi, però può succedere, può assolutissimamente succedere. Stefano, io ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, spero che l'audio si senta tutto, non ti ho mai voluto interrompere, alcuni momenti come dire, perdevano un po'. Io ricordo un po' tutti i canali dove potete seguirmi, lascerò il canale di Stefano così che possiate andare a vedere anche i suoi contenuti. È stato, dal mio punto di vista, un confronto, diciamo così, molto, molto tranquillo e piacevole, su temi dove la pensiamo in modo diverso. Io ho detto la mia, ma avendolo già detto in altri contesti ho voluto lasciare che parlassi tu. Secondo me è la cosa bella dei confronti che aiutano a crescere, quindi mi auguro che poi chi, al di là di me e te Stefano, anche chi guarderà questo video, deciderà poi quale pensa sia le posizioni più interessanti o più condivisibili rispetto a quello che è il suo pensiero. Saluto tutti, ti ringrazio davvero Stefano. Grazie a te e ti faccio tanti auguri per il canale, e un saluto insomma ai tuoi ascoltatori.
Grazie mille. Ciao a Ci tutti, vediamo alla buona prossima puntata. giornata. Ciao. Ciao.